Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Questa volta parliamo di Photoshop e vediamo nello specifico come creare delle frecce in Photoshop. È molto semplice, ci sono un sacco di strumenti in Photoshop per poter fare praticamente quasi tutto. L'importante è sapere dove andare a cercarli. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a vedere cosa fare. Allora, creiamo file nuovo. Creiamo un nuovo file, mettiamolo orizzontale, facciamo crea. Abbiamo creato il nostro file, la nostra area di lavoro. Ora a questo punto andiamo ad ingrandirla un po', quindi Command più ingrandiamo, andiamo a iniziare a creare le frecce. Quindi creiamo un nuovo livello. Nuovo livello potete crearlo cliccando qui su più, oppure con la combinazione di tasti Shift, Command o CTRL, Control, N. Diamo l'ok e abbiamo creato il livello 1. A questo punto siamo pronti per andare a creare le nostre frecce. Per creare la freccia abbiamo bisogno dello strumento linea. Se non trovate lo strumento linea all'interno della barra degli strumenti, perché a volte la barra degli strumenti ci sono degli strumenti nascosti che non sono presenti, ma bisogna aggiungerli. È molto facile, basta che andate su Modifica, barra degli strumenti. Si apre questa schermata. Come vedete qui sulla sinistra ci sono tutti gli strumenti presenti in questo momento nella barra degli strumenti, mentre sulla destra ci sono quelli extra. Tra gli extra io ho, come vedete, lo strumento linea. La voglio trasportare all'interno della mia barra degli strumenti. Per trovarla lì non faccio altro che fare un drag and drop, quindi la trascino e la metto all'interno della barra degli strumenti. Voglio trascinare anche questi, quindi strumento triangolo lo trascino qua. Vi consiglio di non fare così perché, come vedete, si è creato il triangolo e la linea, ma io li voglio raggruppare, quindi lo strumento linea lo trascino sopra lo strumento triangolo ed ecco che ora qui abbiamo la linea con questa piccola freccetta che ci darà le opzioni degli altri strumenti che ci sono sotto. Facciamo la stessa cosa con gli altri, trasciniamo l'ellisse, il poligono e il rettangolo. Come vedete si è aggiunto qua, facciamo chiudi. E ora se vado qui, tenendo premuto, ho tutti gli strumenti che ho aggiunto. Vado sullo strumento linea. Bene, abbiamo creato il nostro nuovo livello e andiamo a creare una linea semplice. Come faccio a creare una linea semplice? Seleziono un colore, diciamo che questo colore qua va bene. Mi interessano queste opzioni, quindi lo spessore e pixel. Per creare delle frecce molto semplici all'inizio, vi consiglio di tenere su pixel, qui lasciate tutto così e andate sullo spessore. Ora lo spessore della linea sarà di 100 pixel. Se io voglio diminuirla, trascino qua sopra, diciamo che la voglio con uno spessore da 50 pixel. Siamo pronti per creare la nostra linea. Quindi mi sposto qui, trascino e creo la linea. Se la voglio trascinare perfettamente orizzontale o verticale, Command Z, tenete premuto il tasto Shift e andrete perfettamente orizzontali. E abbiamo creato una linea, ma non è una freccia. Come faccio a creare la freccia? Command Z. Dobbiamo andare su questo piccolo ingranaggio, quindi pixel, date lo spessore e andate su ingranaggio. Su ingranaggio cliccate qui su fine, ad esempio, su punte di freccia. Le impostazioni proviamo a lasciarle così. Ecco la nostra freccia. Come vedete è una freccia che ha una concavità. Possiamo creare anche delle frecce diverse. Quindi andiamo a creare un nuovo livello. Shift, Command, N, ok. E andiamo a cambiare la forma di questa freccia. Quindi andiamo ad esempio a dare un altro colore. A questo punto andiamo a, non so, aumentare un po' lo spessore. Diciamo che lo vogliamo da 80. E cliccando sull'ingranaggio, noi la vogliamo la freccia questa volta all'inizio. E non voglio una concavità, quindi qui metto 0. Questa la porto a 200 per dire, adesso vi faccio vedere così.
per cambiare un po', e qui diciamo che è 250. Ok, abbiamo cambiato le impostazioni. Premo Shift per trascinarla perfettamente in orizzontale ed ecco la nostra freccia. Come vedete, ora non ha più questa concavità, ma è perfettamente dritta, è un triangolo. Bene, quindi abbiamo creato già due tipi di freccia. Quindi abbiamo cambiato lo spessore, abbiamo cambiato anche la punta, che ha delle forme diverse. Ora creiamo un nuovo livello e vediamo un altro tipo di freccia. Quindi se io vado ancora qui sull'ingranaggio e seleziono sia inizio che fine, quindi posso modificare un po' lo spessore, quindi lo andiamo ad aumentare in questo modo, andiamo a modificare anche gli altri parametri, quindi non so, aumentiamo un po' la lunghezza, anche la larghezza, concavità la lasciamo così, cambiamo il colore, facciamo verde, ok, in questo modo. Ed ecco che ora, se tengo premuto Shift per andare sempre verso l'orizzontale o verticale, facciamolo verticale, ecco che abbiamo creato una freccia con le punte da entrambi i lati, se vogliamo creare delle icone. Ok, quindi se io adesso voglio creare ad esempio sempre un'altra freccia, questa volta in orizzontale, non c'è problema, vado ancora sulla mia linea, le impostazioni sono ancora quelle di prima, tengo premuto Shift, semplicemente creo la mia freccia in orizzontale con entrambi i lati con le punte. Ok, ora andiamo a creare una freccia curva. Allora andiamo a dare un colore diverso, diciamo che ok, questo rosso va bene. Andiamo a creare un nuovo livello, Shift Command N, diamo l'ok, abbiamo creato un nuovo livello. A questo punto andiamo a creare la nostra freccia, quindi selezioniamo sempre la linea, vediamo, possiamo dargli uno spessore diverso, possiamo dire che è solo alla fine la freccia, questi parametri li lasciamo così e andiamo a creare la nostra freccia. Quindi la creiamo ed ecco la nostra freccia. Come vedete, abbiamo creato una freccia dritta, ancora non curva. Come faccio a curvarla? È molto semplice. Premiamo la combinazione di tasti Command T o Control T per attivare la trasformazione libera. A questo punto qui in alto state attenti che è comparsa questa icona. Ci clicchiamo sopra e abbiamo ulteriori icone qua. Quindi ulteriori opzioni, scusate. Se noi andiamo qui ad esempio su Arco, come vedete è successa quella cosa qua che noi non vogliamo, ma qui dobbiamo andare a modificare l'orientamento della trasformazione. Quindi se noi clicchiamo sopra, ecco che abbiamo creato in un secondo la nostra freccia incurvata. Avete visto? È molto facile. Quindi andiamo a crearne un'altra, cambiamo il colore, questo colore oppure gialla, quello che volete voi, arancione, tac, lasciamo sempre così. Questa volta clicchiamo sempre sulla linea, mi raccomando, andate sull'ingranaggio, questa volta la vogliamo all'inizio e non alla fine, in questo modo. Quindi vi ricordate Command o Control T, in questo modo selezioniamo questa icona arco, possiamo fare anche arcata, ok, così non la voglio, vado a modificare l'orientamento ed ecco che abbiamo creato un'altra forma. Ovviamente posso aumentare o diminuire la curvatura in questo modo. Quindi è molto facile creare delle frecce curve. E ne possiamo andare a creare un'ultima freccia. Quindi andiamo a selezionare un altro colore, diciamo che ok, la voglio gialla. Selezioniamo lo strumento linea. Andiamo a dargli uno spessore, andiamo uno spessore più alto, 160.
possiamo modificare questi parametri come vogliamo, qui diciamo che la concavità non la voglio, possiamo andare anche in negativo, però io qui adesso voglio magari metterla a 0. Bene, a questo punto vado a creare la mia freccia. Quindi cosa faccio? Un nuovo livello, Shift Command N, ok, abbiamo creato un nuovo livello e vado a creare la mia freccia in questo modo. A questo punto possiamo dargli anche uno stile alla freccia, quindi cliccando due volte sul livello, e se voglio dargli un'ombra ad esempio esterna gliela posso dare, quindi seleziono l'ombra, qui posso modificare l'ombra come voglio, come mi pare, così diciamo che mi va bene l'ombra, ok, facciamo così, command T, compare la nostra opzione qui in alto, la selezioniamo, andiamo qui, diciamo che voglio arco, non voglio questa roba perché voglio modificare qui l'orientamento, ed ecco fatto, abbiamo modificato l'orientamento. Posso aumentare anche la curvatura se voglio, in questo modo sono soddisfatto, clicchiamo su ok, abbiamo creato questa forma. Ovviamente vi potete sbizzarrire poi a creare tutte le forme, tutte le frecce che volete, l'importante è capire le opzioni dove sono qui in alto, quindi quando voi selezionate lo strumento linea poi automaticamente in base a quello che state facendo le opzioni qui in alto cambiano. Bene amici, spero che questo video vi sia stato utile, se vi è stato utile mettete un mi piace, lasciate un commento se volete, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati quando caricherò dei nuovi video. Per intanto vi saluto e vi aspetto sempre qui al prossimo video. Ciao amici e alla prossima!